Sì, di questo si è parlato, ma io devo dire, mi sembra un poco, diciamo, troppo quando si dice che qua è il crocevia di tutto. Cioè, non vorrei un attimo, mettiamo le cose al punto giusto. Io credo che il territorio vada attenzionato sicuramente, credo che la vicinanza a quello che è l'ambito di Foggia e della Campania crei un rischio che effettivamente può determinare anche l'inserimento delle criminalità, delle organizzazioni criminali in questo territorio. L'importante è avere gli anticorpi, l'importante è fare attività di prevenzione e fare attività di controllo del territorio come intendiamo noi, con forze di polizia, con attività preventive. E su questo quello che è emerso in sede di comitato mi pare che le cose vengono fatte regolarmente, però vorrei anche dire una cosa che qua è stata detta un po' al tavolo: non dobbiamo abbassare la guardia, anzi dobbiamo essere sempre più attenti e nel monitoraggio delle situazioni a rischio. Ecco quello che diceva lei, abbiamo fatto il comitato nazionale. Certamente i controlli ci saranno, ci sono delle forze in più, verranno utilizzate sulla strada, la ferroviaria, perché noi immaginiamo che ci sia anche una mobilità maggiore sul territorio, controlli nelle stazioni, negli aeroporti, controlli agli obiettivi sensibili. Quindi ieri abbiamo fatto un po' il punto della situazione generale. Il capo della polizia ha esposto il suo piano insieme ai comandanti generali, quindi credo che è bene affrontare la Pasqua con un senso diciamo, di serenità, pensando alla pace, ma certo senza rinunciare a quelli che sono i necessari controlli che ogni anno abbiamo fatto, a maggior ragione quest'anno perché c'è è finito lo stato di emergenza, c'è cioè la voglia di uscire, dall'altra parte abbiamo una situazione di conflitto bellico non lontano da noi, quindi è ovvio che si farà tutto quello che occorre fare. La questione perché in via generale e in via particolare sul territorio, dunque grandi problemi non ce ne sono. Perché anche i numeri sono anche limitati rispetto, devo dire che è una situazione generale che noi riscontriamo su tutto il territorio nazionale, nel senso che a fronte di più di 94.000 persone arrivate, poi nel circuito della nostra accoglienza di Casso, come sai, sono numeri limitati, per questo abbiamo introdotto, noi lavoriamo veramente sempre d'intesa anche con la protezione civile e con il commissario Curcio e ovviamente quello che noi facciamo è cerchiamo di rappresentare una situazione che a nostra volta ci arriva tramite le e quello che emerge è che la maggior parte di quelli diciamo, degli arrivati, dei profughi ucraini arrivati, stanno nel privato, da amici, da parenti, ed è per quello che poi in sede diciamo, di provvedimenti si è pensato di dare uno strumento in più a coloro che raccolgono 1.200-150.